O Dio, vieni a salvarmi. Signore, mi presti il mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Maestro di sapienza e Padre della fede, tu splendi come fiaccola nella Chiesa di Dio. In te, Divino Spirito, dispensa con amore il pane e la parola sulla mensa dei piccoli. Tu illumini ai credenti il mistero profondo del Verbo fatto uomo per la nostra salvezza. Tu guidaci alla vetta della santa montagna, dove i miti possiedono il regno del Signore. A te sia lodo Cristo, immagine del Padre, che sveli nei tuoi santi la gioia dell'amore. Amen. Sei stato buono con noi, Signore, hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Signore, sei stato con buono con tutta la terra, hai ricondotto i deportati di Giacobbe, hai perdonato l'iniquità del tuo popolo, hai cancellato i suoi peccati. Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira. Rialzaci, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai arrivato con noi, pietà in età estenderai il tuo sdegno. Non tornerai tu forse a darci vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Ascolterò che cosa dice Dio il Signore ed annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, perché li torna a lui con tutto il cuore. La sua salvezza è vicina a chi lo teme e la sua gloria abiterà la nostra terra. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sei stato buono con noi, Signore, hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. L'anima mia anela a te di notte, al mattino il mio spirito ti cerca. Abbiamo una città forte, egli ha eretto a nostra salvezza mura e baluardo. Aprite le porte ed entri il popolo giusto che mantiene la fedeltà. Il suo animo è saldo, tu gli assicurerai la pace. Pace perché in te la fiducia. Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna. Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto tu rendi piano. Sì, nella via dei tuoi giudizi, Signore, in te noi speriamo. Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. Di notte anela a te l'anima mia, ma al mattino ti cerca il mio spirito, perché quando pronunci i tuoi giudizi sulla terra, giustizia imparano gli abitanti del mondo. Signore, ci concederai la pace, poiché tu dai successo a tutte le nostre imprese. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dimanda mia anela a te di notte, al mattino il mio spirito ti cerca. Fa splendere su di noi il tuo volto, Signore. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, tra tutte le genti la tua salvezza. Ti lodano i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio, e lo temono tutti i confini della terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, Amen. Fai splendere su di noi il tuo volto, Signore. Senta frode, imparai la sapienza, e senti il grande dono, non nascondo le sue ricchezze. Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini. Quanti se la procurano, si attirano l'amicizia di Dio, sono a Lui raccomandati per i doni del suo insegnamento. Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa. Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa. Giorno e notte annunziano il tuo nome. Vegliano sulla tua chiesa. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua chiesa. Non siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito di Dio. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo, e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha promesso misericordia ai nostri padri, si è ricordato della sua santa alleanza. E il giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza dimora in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Per dare a conoscere la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre. A Gesù, buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera. O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. Cristo, che in San Bruno ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità. Tu che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri. Tu che nei santi pastori posti al servizio del popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei corpi. Fa che non venga mai meno la tua presenza negli animi dei santi e dei santi di Capodori. Tu che ci hai animati fedeli con la sapienza e la carità di San Bruno, fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti, ad amarti come vuoi tu. Padre nostro, che sei in cielo, santificato il tuo nome. Che il tuo regno sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Danci oggi il nostro panale quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Dio, luce e pastore dei credenti, che hai chiamato San Bruno alla vita ascetica ed eremitica, a illuminare la comunità cristiana con la parola e con l'esempio, fa che la testimonianza della vita che custodiamo la fede che ci ha insegnato e seguiamo la via che ha tracciato con l'esempio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che Dio, e vi regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Con il nostro spirito. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Le anime dei nostri parenti, amici e benefattori, le anime dei fedeli defunti, dei defunti della famiglia associativa, dei sacerdoti e sorelle defunte, per la misericordia di Dio, riposino in pace. Amen. O Spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio, discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori. Voce e mente si accordino nel ritmo della lode, il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola. O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio Trino unico, fonte ed eterno amore. Amen. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io, Padre, li ho mandati. Quando amo la tua legge, Signore, tutto il giorno la vado meditando, il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, perché sempre mi accompagna. Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti. Ho più senno degli anziani, perché osservo i tuoi precetti. Tengo lontani i miei passi da ogni via di male, per custodire la tua parola. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu a istruirmi. Quanto sono dolci al mio palato le tue parole, più del miele per la mia bocca. Dai tuoi decreti ricevo intelligenza, per questo odio ogni via di menzogna. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Oddio, perché ci respingi per sempre, perché divampa la tua ira contro il gregge del tuo pascolo. Ricordati del popolo che ti sei acquistato nei tempi antichi. Hai riscattato la tribù che è il tuo possesso, il monte Sion dove hai preso dimora. Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne, il nemico ha devastato tutto nel tuo santuario. Ruggirono i tuoi avversari nel tuo tempio, issarono i loro vessilli come insegna. Come chi vive in alto la scure, nel folto di una selva, con l'asce e con la scure frantumavano le sue porte. Hanno dato alle fiamme il tuo santuario, hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome. Pensavano, distruggiamoli tutti. Hanno bruciato tutti i santuari di Dio nel paese. Non vediamo più le nostre insegne, non ci sono più profeti, e tra di noi nessuno sa fino a quando. Fino a quando Dio insulterà l'avversario, il nemico continuerà a disprezzare il tuo nome, perché ritiene la tua mano e trattiene in seno la destra. Eppure Dio è il nostro re dai tempi antichi. Ha operato la salvezza della nostra terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu con potenza hai diviso il mare, hai schiacciato la destra dei draghi sulle acque. A Leviatano hai spezzato la testa, lo hai dato in pasto ai mostri marini. Fonti e torrenti tu hai fatto scaturire, hai inerdito fiumi perenni. Tu è il giorno e tu è la notte, la luna e il sole tu li hai creati. Tu hai fissato i confini della terra, l'estate e l'inverno tu li hai ordinati. Ricorda, il nemico ha insultato Dio, un popolo stolto ha disprezzato il tuo nome. Non abbandonare alle fiere la vita di chi ti loda, non dimenticare mai la vita dei tuoi poveri, sii fedele alla tua alleanza. Gli angoli della terra sono covi di violenza.
L'umile non torni confuso, l'afflitto e il povero lodino il tuo nome. Sorgi, Dio, difendi la tua causa, ricorda che lo stolto ti insulta tutto il giorno. Non dimenticare lo strepito dei tuoi nemici, il tumulto dei tuoi avversari cresce senza fine. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io, Padre, ti ho mandati. Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento, e sii perseverante. Così facendo, salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. Il Signore ha scelto il suo servo. Guida il maestro del suo popolo. Preghiamo. O Dio, luce e pastore dei credenti, che hai chiamato San Bruno a vivere la vita eremitica e ascetica e a illuminare la comunità cristiana con la parola e a formarla con la testimonianza della vita, fa che custodiamo la fede che ci hai insegnato e inseguiamo la via che ha tracciato con l'esempio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che Dio, e viva e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Giona. In quei giorni fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato a Ninive questo decreto: uomini e animali, armenti e greggi, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco, e Dio sia invocato con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Israele, attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia, e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Se consideri le tue colpe, Signore, chi ti può resistere? Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano.
Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una sola cosa c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Troppi si preoccupano, si agitano perché vogliono una vita agiata, una vita con tutte le comodità, con tutte le possibilità. È anche giusto, ecco, che ci sia il pane quotidiano, è anche giusto, ecco, che l'uomo trovi la sua esistenza, la sua vita, nella dignità, nella dignitosa esistenza. Ma il brano del Vangelo oggi ci richiama a due momenti particolari, tutti e due momenti importanti. Le amiche di Gesù, questa famiglia amica che ospitava Gesù, la preoccupazione di Marta e nello stesso tempo invece l'ascolto, l'ascesi di Maria. E Gesù, proprio nell'insegnamento, pone Marta nell'agitazione delle preoccupazioni. Non vuol dire, ecco, che la rimprovera, ma vuol dire, ecco, che ammonisce, fa capire che noi ci agitiamo troppo, ci preoccupiamo troppo. E invece Maria si abbandona all'ascolto della parola e quindi alla volontà di Gesù. Oggi celebriamo la festa di un grande asceta, San Bruno. Noi a volte non conosciamo neppure i santi che abbiamo qui nella zona, e San Bruno, questo sacerdote, questo uomo che era un tedesco da Colonia, va poi in Francia dove studia, diventa insegnante anche di teologia, diventa anche un curiale di Reims, e quindi lui però non si accontenta di questo, vuole una vita ascetica, una vita di unione profonda con Dio, e si ritira in un luogo che si chiama in italiano la Grande Certosa, e da quella certosa lui accoglie altri fratelli che si uniscono a lui, e nasce lì l'ordine certosino, l'ordine della Certosa, dove Bruno ne diventa il padre, il maestro, l'insegnante, l'asceta che porta alla preghiera e al lavoro, perché anch'essi hanno la regola di San Benedetto, porta a questo spirito di santità, di unione con Dio. Io li chiamerei il faro della Chiesa, l'ombrello della Chiesa, li chiamerei ancora coloro che sostengono Dio stesso, con la loro preghiera notturna,
con la loro dedizione, con il loro esempio, con la loro vita. È proprio il caso di dire hanno scelto la parte migliore. San Bruno si reca a Squillace in Calabria, lì dove muore e da quel luogo è nata la grande certosa di Serra San Bruno. Ecco l'asceta, ecco il padre, ecco il maestro della preghiera, ecco colui che ci insegna ad amare, a elevarci a Dio. È colui che non si agita, ma colui che si rifugia nelle mani di Dio, è colui che le preoccupazioni li mette nelle mani di Gesù, è colui che invece si pone soltanto all'ascolto nel silenzio, nella preghiera, nel lavoro. Oggi ricordiamo anche un grande amico, Adelino Turco, che ha lasciato questo mondo volando per i cieli. Ha lasciato questo mondo, lui uomo di laboriosità, grande uomo di umanità, grande uomo di ascolto, grande uomo e grande amico di tutti. L'amicizia, che è un dono sacro di Dio, si vive proprio in questo modo. Si vive non in un ricordo di qualcosa che fu, no, di un'azione pratica della nostra esistenza. Il grande amico è sempre tra noi perché noi siamo uomini di fede, donne di fede, e se veramente questa fede è in noi, allora dovremmo viverla giorno per giorno, momento per momento, con la sua presenza in mezzo a noi, con i suoi insegnamenti di umanità, con i suoi insegnamenti di maestro del lavoro, con i suoi insegnamenti di imprenditore, piccolo nel suo fare, grande nel suo agire. Ecco perché oggi noi lo vogliamo ricordare e lo ricordiamo con grande affetto e anche gratitudine, poiché era amico dei poveri e dei sofferenti. Quest'uomo che nel misterioso disegno di Dio ha voluto con sé lassù. Ha scelto la parte migliore? Io non lo so, né so rispondere. Ma certamente la parte migliore è Dio, e quindi chiunque va a Dio ha sempre scelto la parte migliore. Se soffri il tuo soffrire tale da non poter parlare, da non poter capire, allora ricorda il suo dolore, ripensa al sacrificio di Cristo sull'altare. La sua, la nostra messa, offrire le ricchezze e tutto ciò che hai, ma sempre la voce del dolore, più forte di ogni voce, al Padre arriverà.
Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceve dalle tue mani il tuo sacrificio, all'onore del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, Signore, i nostri doni nel ricordo di San Bruno Eremita e fa che il sacrificio eucaristico che proclama la tua gloria ci ottenga la salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, innalzare a te l'inno di benedizione e lode, Dio onnipotente ed eterno. In San Bruno che per il regno dei cieli ha consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, noi celebriamo, Padre, l'iniziativa ammirabile del tuo amore. Poiché tu riporti l'uomo alla santità della sua prima origine e gli fai pregustare i doni che a lui prepari nel mondo rinnovato. Per questo segno della tua bontà, unite agli angeli e ai santi, con voce cantiamo l'inno della tua lode. Santo, 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 Signore Dio dell'universo, il cielo e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Ciro e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati del nostro fratello Adelino,
nell'anniversario del pio transito da questo mondo a te. Tu che per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così insieme a tutti i defunti, rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati di noi tutti, abbi misericordia. Donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, Valeriano e Cecilia, Benedetto, San Bruno e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente al comando del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi benigno la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che tra i tuoi apostoli vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di tutti la parola di Dio, salvo la parola. Il peggio per giorno.
Preghiamo. La comunione alla tua mensa, Signore, si disponga alla gioia dell'eterno convito che San Bruno ha meritato come fedele dispensatore dei tuoi misteri, per Cristo nostro Signore. Amen. Dio degli spiriti di ogni carne, che calpestasti la morte e annientasti il diavolo, tu stesso, Dio, al mondo la vita donasti. Tu, o Signore, dona all'anima del tuo servo Adelino un luogo di riposo, un luogo verdeggiante, un luogo di freschezza, donde sono lontani sofferenze, dolore e gemito. Quale Dio buono e benigno, perdona i peccati da lui commessi, poiché tu solo sei senza peccato. Tu che sei la risurrezione e la vita, concedi all'anima del nostro fratello il perdono di ogni colpa, perché possa godere in te e con la Vergine Maria la luce senza fine nel tuo regno. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Vogliamo fare gli auguri a tutti coloro che oggi portano il nome di Bruno. È vero che sono pochi, c'è Bruna Rotta, altri Bruno, ecco che non ricordo in questo momento, ma a tutti coloro che portano il nome di questo grande asceta, del fondatore dei Certosini, ecco, possa il patrono di cui ne hanno assunto il nome essere patrono vigilante nella preghiera costante davanti a Dio. Il Signore, andiamo in pace. Portiamo la gioia di Cristo nelle nostre case, oggi e sempre. Quella che non sa rubare.
Signore, quando un angelo dal cielo riapre a noi l'orizzonte e fra le nubi vediamo come luci spuntano un disegno d'amore. Con l'alba ritorna la luce, ma non dileguì mai più la tua splendida figura che nel buio della notte a noi si è svelata, Signore. Deserto e dolore, è fiorito l'amore, noi l'abbiamo incontrato. Sì, sì, ridimmi ancora, tutto passa qua giù, realtà sei sol tu. Passata, Signore, la notte, passare mai più, e chiudici incantati dal tuo amore nel tuo cuore, Signore. Ascoltami, senti che al cielo un grido sale a te. Sono le mille voci degli uomini, sono i lamenti di un mondo che muore. I loro occhi non hanno più lacrime, il loro sguardo chiede solo perché hanno le mani vuote, ma credono, guardano in alto, ansiosi ed attendono. Guardano in alto, ansiosi.